Ciao a tutti amici e amiche di Endio Channel, bentornati a un nuovo episodio dedicato a Europa Universalis 4 Common Sense con il Sacro Romano Impero che si sta divertendo come un pazzo in questo episodio a torturare il povero impero ottomano che sta veramente letteralmente perdendo pezzi a destra e a manca. Allora, nell'episodio precedente abbiamo iniziato un po' in ritardo questa guerra dopo aver fatto tantissimi claim e in questo episodio vogliamo un pochino raccogliere ciò che abbiamo seminato. Se riusciamo in qualche modo a arrivare a 100% di war score, praticamente scacciamo quasi, cioè quasi sicuramente i turchi dal continente europeo, perlomeno dalla parte occidentale. Allora, per ora non uso le idee amministrative perché voglio fare dei claim, dei core, scusate. Tanto andiamo a dare una mano ai francesi. Francesi che stiamo integrando, insomma, pian pianino, però siamo già al 90,9%, quindi secondo me nel giro di un paio, 2 o massimo 3 anni dovremmo essere in grado di integrare la Francia nei nostri confini, quindi l'impero sarà ancora più grande e quindi inizieremo a pensare ad integrare la Scandinavia, che però è con noi dal 97, quindi dobbiamo aspettare il 47, sì, ancora una ventina d'anni, è ancora un pochino presto, però c'è tutta l'Italia da conquistare e poi c'è anche tutta insomma, gli ottomani da riattaccare, quindi tempo al tempo non ci annoieremo sicuramente. Intanto che faccio questa guerra, però, visto che veramente io ho una barca di soldi, faccio due flotte pesanti a nord che impiegheranno un'eternità a finire, però chi se ne frega, tanto non ho assolutamente fretta e la flotta pesante la faccio perché io ho già in mente di sfidare anche i britannici e i britannici una volta che si affonda la loro flotta, signori miei, valgono veramente come i due di bastoni quando briscola è coppe. Non so se è chiaro la metafora. È chiara la metafora. Allora, continuiamo con la nostra avanzata. Adesso stiamo praticamente entrando in Armenia, in Libano e più avanti arriveremo in Terra Santa, forse arriveremo anche in Egitto, poco importa, l'importante è che gli ottomani arrivino ad avere un livello bassissimo di autostima e un livello altissimo nostro di war score. Per il momento 52% è troppo poco per ottenere tutto quello che vogliamo, ossia tutta questa bella zona. Però, oh no, perdiamo un po' di prestigio. Oppure potrei pensare anche di ottenere qualcosa di meno e attaccare più tardi. Anche questa è un'idea, però un po' di meno è veramente troppo poco. Attendiamo almeno di arrivare ad avere un 70%, dai. Pensiamola così, vediamo così. Intanto qui continuiamo, non dovrebbe essere difficile comunque. Ah, ok, ce la faccio. A volte con queste fortezze è un casino gigante. No, i particolaristi, dannazione. Turchi particolaristi ci hanno rubacchiato una provincia. Tra l'altro li avevo anche visti, ma sono andato un pochino. Mi sono distratto un attimo, diciamo così. Però come vedete sarà abbastanza semplice sistemarli. Le idee costituzionali anche no, anche no. Ok. Vedete, qui si va avanti. Il nostro war score continua a crescere perché abbiamo Costantinopoli, sì, grazie mille però. Ok, musica caduta. Si va avanti. Samara è caduta. Dov'è Samara? A Samara la stanno facendo cascare a noi. Infatti mi pareva strano. È il Kazan che ci sta attaccando con le gigantesche e temutissime armate. Questi 2000 uomini kazaki sono veramente una minaccia per tutto l'impero. Rabbrividiamo. Ok, molto bene. Qui andiamo avanti, facciamo piccoli assedi perché ormai queste zone sono veramente molto semplici da assediare. Il fatto è che per avere l'Europa debba prendere tutta la Turchia è veramente un pochino frustrante, però. Se devo essere sincero,
Non mi aspettavo di dover patire così tanto. Forse potrei chiedere ai tunisini di levarsi dalle palle. E non accettano. Sapete cosa faccio? Intanto qui abbiamo tempo. Questi blocchi, cioè, valgono relativamente poco, no? E quindi vado a bloccare i porti della Tunisia finché non decidono di uscire dalla guerra. In questo caso poi gli ottomani avranno veramente una forza relativa molto bassa. Molto bassa. Tunisia è ancora abbastanza forte, noto, però ha i porti completamente liberi. E questo non va bene. Aia, qui mi sa che rischiamo di prenderle, però. No, abbiamo vinto? Ho vinto per un po' per culo, se devo essere sincero. Ok. Tanto siamo al 63%. Secondo me adesso cambiano idea, guardate. Anche perché c'è veramente, non c'è più niente da dire, questa guerra è persa. Hanno l'Arabia e un po' di l'Egitto e l'Africa. Ma la vera Turchia e tutta la Grecia sono perdute, quindi dovrei essere al 110.000%. Pace? Vabbè, andate da quel paese allora. Dai, vediamo se ci concedono una pace. Ecco. Iniziano un pochino a ragionare. Vediamo se possiamo aggiungere anche Jania. Sì. Anche Tirana. Atene no, però secondo me se insisto ancora un poco riesco a prendere anche Atene. Dai, forza che ce la possiamo fare. Tutto ciò che riesco a prendere adesso me lo risparmio dopo, quindi capite che è nel mio interesse. Secondo me saliamo a ecco, 71%. E abbiamo due diplomatici, questo chi me lo spiega? Ah, perché abbiamo superato forse il power projection? Può essere. No, Tunisi no, ho detto una sciocchezza. Diplomazia, pace. No, non ancora. Per Atene serve qualcosina di più. Ok, fantastico. Allora, siamo al 71%. Tra l'altro, ragazzi, mancano veramente pochissimi mesi all'integrazione della Francia. Spero di essere in grado di integrarla, che una volta c'è quella Grecia già in pancia. Sarebbe bello perlomeno. È 72%, cavolo, però. Non ho niente da fare. Va bene, dai. Non dobbiamo essere troppo arroganti. Niente, togliamo Atene. Riusciamo a prendere Corfù. Questa è già una bellissima notizia. E quindi con Corfù accettiamo queste condizioni di pace. E ci daranno una overextension del 102%. Bassa, bassa, bassa. E non possiamo fare la domanda perché ci servono 9 punti di diplomazia. Quindi dobbiamo aspettare prima che la Francia venga integrata. Ma ormai è veramente questione di mesi. Mesi, giusto? 2049, ok, ci servono 40 punti, quanto cresciamo? Sì, dai, questione di ma massimo un annetto e riusciamo ad integrare la Francia, quindi abbiamo poi più punti diplomatici, fantastico. Fantastico, veramente. Che guerra, signori. I turchi, tra l'altro, sono di nuovo in un consiglio di reggenza. Ok, il secondo che ricapita da pochissimo tempo. È un po' la fine dell'impero turco, dell'impero ottomano. Questa guerra gli taglia completamente le gambe, anche perché adesso contro l'impero possono fare veramente molto poco. Allora, continua a migliorare le relazioni con la Scandinavia a questo punto. Relation action improve, che ci serviranno fra un po'. E ce la facciamo a fare cadere sta maledettissima rocca a Nablus? Perché sennò non riesco più a scendere.
niente, non posso andare da nessuna parte. Fantastico. E abbiamo il Call for Peace, ma te credo. Però intanto, ragazzi, godiamoci il momento perché sta per arrivare. Ancora un mese. Chi è che è morto? Oh, che palle. Poi ne compreremo uno di livello 3. Però intanto sarà novembre 1731. Io adesso non me ne frego degli ottomani perché tanto non possono più fare male. Ma sono interessatissimo a vedere la Francia che finalmente, signori, entra a far parte del Sacro Romano Impero. Integrazione è un processo lento. Prestigio più 5. Prestigio più 5. Allora, pausa. Sacro Romano Impero a questo punto ha una dimensione leggermente sgravata perché va da Parigi a Mosca praticamente. Possiamo fondare la Compagnia delle Indie Orientali, me l'immaginavo, perché abbiamo queste colonie, fantastico. E soprattutto, secondo me, abbiamo incluso anche la French Columbia, infatti. Ha un Liberty Design del 75%, minchia. Abbiamo solo la French Columbia, sì, per il momento sì, però adesso abbiamo anche due mercanti in più. Grazie alla French Columbia, e quindi ne mettiamo una a Genova, su cui immagino abbiamo tantissimo. Sì, abbiamo tantissimo power projection. E uno c'è già a Lubeck, una a Venezia, e a questo punto magari possiamo mettere. A Venezia. Sì, qui faccio già il Collect from Trade. Magari Costantinopoli fare Collect from Trade, poi vediamo. Poi vediamo, magari li ricambiamo. Anzi, ditemi cosa ne pensate perché. E poi abbiamo tante altre colonie che dovremo andare a vedere appena finiamo la guerra contro i turchi. No, comunque diciamo che in America mi sembra che abbiano soltanto la Colombia e il Centro America. E poi ci sono queste colonie tipo le isole Figi, eccetera. Ok, Nablus è caduta. Fantastico. Questo non vedevo l'ora. Gaza. Quindi adesso si è aperto il corridoio per arrivare in Egitto, quindi la Giudea, quindi il Sinai. E con 79 punti disponibili, ragazzi, si può fare veramente il bello e il cattivo tempo. Io adesso mi prendo anche il Sinai e me ne frego, visto che sono punti, intanto qui vedo che i punti diplomatici salgono. Prendiamo anche Rosetta. Qui è veramente facile prendere tutte queste regioni, quindi. Non posso prendere Rosetta, devo prendere il Cairo prima. Va bene, dai. Allora, prendiamo. Ancora queste due regioni, poi facciamo la pace. Con quello che riusciamo a strappare, poco importa. Anche perché adesso dobbiamo veramente fare un po'. Dobbiamo fare un po' mente locale perché siamo diventati talmente grandi che non so veramente da che parte prendere. Allora, se io tolgo Corfù e chiedo Atene, ci stanno. E se chiedo anche Corfù, ci stanno lo stesso. A questo punto strafacciamo, no? Ok. Signori e signore, fine. Inspiring Victory. Fantastico perché abbiamo conquistato il Kosovo, ma soprattutto vi ricordo come avevamo iniziato la partita con l'Holy Roman Empire, ma soprattutto con l'Austria, e vi mostro adesso quello che siamo diventati, anche se ho fatto bene a risparmiare i punti amministrativi perché, signori miei, adesso per un anno avremo delle ribellioni interne che c'è manco la casa del Grande Fratello. Sarà un casino da gestire, quindi adesso mando tutte le mie truppe nel centro Europa, poi le gestirò e vedremo di sistemarle. È stato un episodio breve ma intensissimo. Darò l'ordine di cacciare i ribelli e poi nel giro di un annetto dovremo essere in grado di integrare tutti con i core e pensare ad attaccare nuovamente il papato e la Spagna. Anzi, iniziamo subito a fare covert action, fabricate claim e tutte le province del papa. Giustamente. Qui cosa si può fare? Blasphemy Act, canale di chi? Ah no, una missione. Reduce over extension. E otteniamo un diplomatico di terzo livello a Vienna, perché no? Non sarà difficile. Signore, è stato un episodio breve, però io credo che sia giusto interromperlo qui. È stata la conquista della Grecia, e non ancora della Grecia, ma anche del Peloponneso, però praticamente abbiamo inflitto un danno incredibile alla Turchia e soprattutto siamo riusciti ad integrare la Francia. Io adesso ho un advisor libero.
Pensando agli advisor liberi, adesso questi li licenzio tutti. Vediamo se me ne becco qualcuno di nuovo, di buono. Oh, fantastico. Ecco che arrivano i nostri primi piccoli ribelli, crescono. Fantastico. Uniamo tutti, dividiamo tutti, troppi cannoni, questi vanno gestiti. Vediamo qua come stiamo, anche qui troppi cannoni, qua come stiamo. Va bene, questi possono gestire ribelli. Fantastico, dai, ho parlato fin troppo. Signori, mettete un pollicione in su se questo video vi è piaciuto. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui partiremo facendo dei claim sull'Italia e sul centro Italia, sul Papa e sulla Spagna, e ci prepariamo poi ad invadere lo Stivale perché l'impero si deve anche espandere a sud e se adesso Balcani e Grecia parlano imperiale, presto anche l'Italia sarà parte del grande disegno. Vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo presto, alla prossima.